È partita la prima semifinale, categoria. La prima semifinale categoria Lievi Maschi, 5.000 punti, anche per loro la distanza identica. Tutta la campana al passaggio dei meno 12, che abbiamo già appena sentito squillare. Tra breve primi punti validi, tra breve vuol dire tra un giro, non lo so. Come sei qui, ho tutto stravaccato, e così lungo la distanza. Si è ritirato il concorrente numero 183, Alessandro Brunacci, presumibilmente per una caduta che ha compromesso la sua composta di gara. Mi dispiace. Siamo già in prossimità dei meno 11, quindi tra pochissimo primi punti validi. Guadagna 2 punti il concorrente 283, Alessandro Covelli, e ne guadagna 1 il concorrente 297, Leonardo De Angelis. Questi i primi punti messi a segno sul traguardo dei meno 11. Tra breve saremo a meno 10 dalla conclusione. Meno 10 dalla conclusione, ancora punti validi, attenzione atleti. A guadagnare 2 punti ancora il concorrente numero 297, Leonardo De Angelis, ne aveva 1 sulla quota 3, e uno lo ha guadagnato il concorrente 283, Alessandro Covelli, ne aveva 1, ne aveva 2, scusate, sale a quota 3. Quindi vengono suddivisi e ponenti i punti da questo tandem che rappresentava la testa e che rappresenta tuttora la testa, perché rivediamo mantenere un vantaggio di specie importante nei confronti del gruppo intero. Siamo a meno 9 dalla conclusione, ancora punti validi. Entra Damiano! In forma inversa, ma si ripete perché è successo sul traguardo precedente, quindi 2 punti vanno al concorrente 283, Alessandro Covelli, ne aveva 3, si porta a 5, ed 1 punto va al concorrente 297, Leonardo De Angelis, ne aveva 3, si porta a quota 4. Nel giro precedente è stato ammonito il concorrente 285, Elia Felicetti, ammonizione. Siamo a meno 8 giri dalla conclusione, ancora punti validi, attenzione, ancora il tandem di testa che va a raccogliere questi punti. Se li stanno spartendo in maniera equa, quindi guadagna 2 punti ancora il concorrente 297, Leonardo De Angelis, ne aveva 4 sulla quota 6, e 1 lo guadagna il concorrente 283, Alessandro Covelli, ne aveva 5, si porta a quota 6, conquistati. Siamo in prossimità del meno 7 dalla conclusione, 7 giri dalla conclusione. Però prendili, fini! Ancora il prendili! Questa che sta un po' riducendo. Vai, continua! Ha guadagnato 2 punti, concorrente 283, Alessandro Covelli, nel 6 si porta 8. Ed 1 punto l'ha guadagnato il concorrente 277, Filippo Marretta, il suo primo punto nello svolgimento di questa gara. Ci stiamo avvicinando al meno 6 dalla conclusione. Punti in paio, tra guardi il meno 6. Vai in mezzo e stai là. Guadagna 2 punti il concorrente numero 98. Gabriele Fichera, 2 punti per lui, ed 1 punto lo guadagna il concorrente numero 34, Nicola Marelli, il suo primo punto in questo svolgimento di gara. Stiamo avvicinando al traguardo numero 5. Gruppa di dopo, finito! Guadagna 2 punti, concorrente 262. Davide Tagliente, i suoi primi 2 in questa gara, ne guadagna 1 il concorrente numero 260,
Riccardo Ceola, anche per lui il primo punto a sua disposizione. Siamo a 4 giri dalla conclusione, avremo ancora questo prossimo attaccante. Ecco la testa che sta arrivando in questo momento. Lippo! Lippo! Avanti! Avanti! Guadagna due punti il concorrente 225 Manuel Peraboni, il suo primo punto in questa gara, e due punti scusate per Manuel Peraboni che ha transitato per primo sul 3-4-3-4, un punto il concorrente 260 Riccardo Ceola nel 2-1, si porta a quota due punti conquistati, tre giri al termine, tre giri alla conclusione, sono tre giri per chiudere questa gara molto veloce, molto sprintosa, ben gestita da tutti gli atleti in gara. Filippo! Fili! Guadagno due punti il concorrente numero 34, Nicola Morelli. Aveva un punto, sale a quota, tre punti conquistati, ed un punto lo guadagna il concorrente numero 9, Massimiliano Romairone, il suo primo in questa gara. Mancheranno due giri al termine. Sulla prossima gara, sul prossimo traguardo, scusate, ed avremo ancora punti validi. Punti validi, traguardo nemmeno due atleti. Guadagna due punti il concorrente numero 104, Leonardo Rossi, sui primi due in questa gara. Ne guadagna uno il concorrente numero 320, Stefano Guerrero Garzia, ed è il suo primo punto in questa prova. Siamo all'ultimo giro, dove oltre allo spiro della campana avremo ancora la segnazione degli ultimi punti, e poi mancheranno solo quelli collocati sul traguardo finale. Attenzione atleti, volata dell'ultimo giro, vediamo chi conquisterà questi punti. Dai, l'ultimo giro. Guadagna due punti il concorrente numero 18 Riccardo Baglietti, il suo primo in questa gara. Ne guadagna uno il concorrente 297 Leonardo De Angelis, il numero 6 si porta fuori 7, quindi in prossimità dell'ultimo giro ufficiosamente in classifica con 8 punti Alessandro Govelli, 7 punti Leonardo De Angelis, con 3 punti Nicola Morelli, e con 2 punti Cagliente Davide, Riccardo Ceola, Leonardo Rossi, Riccardo Baglietta, altri atleti, insomma una suddivisione di punti abbastanza equa, fatta eccezione per i due atleti che ne hanno di 8 e 7, ma sarà importantissimo il traguardo finale. Dai. Per andare a definire in ordine corretto la classifica ultima, la classifica conclusiva anche di questa prima semifinale. Ha preso il via la finale a punti riservata alla categoria dei maschi, anche per loro 12 giri, sul primo come al solito squillo di campana, niente punti, a partire dal passaggio successivo da meno 11 e via tutti i giri a venire assegneremo punti. Ultimo passaggio superato con tranquillità da parte di tutti gli atleti, sono stati di studio, di posizionamento per ben gestire lo svolgimento della gara da qua in avanti, perché tra pochissimo cominceranno le volate, tutto comincerà ad aumentare la propria andatura per poter piombare sul traguardo ed accaparrarsi i punti in palio. Qui cominceremo numero 7, ammonizione per l'atleta numero 7 Monchero Fabio, inammonito l'atleta 7 Monchero Fabio, punti meno 11. Guadagna due punti il concorrente numero 246 Giotto Manuel, e ne guadagna uno il concorrente numero 236 Thomas Burns. Siamo 10 giri dalla conclusione, punti in palio. Guadagna due punti sul passaggio dei meno 10 il concorrente 292 Bulai Abid, e ne guadagna uno il concorrente numero 236
Thomas Bull, ne aveva già uno, sale a due punti conquistati, quindi in questo momento punti Thomas Bull, Manuel Ghiotto e Volerni. Siamo già in vista del problema di una quattro punti, attenzione Atleti. Guadagnano due punti sul passaggio appena superato il concorrente numero 34, Morelli Nicola, ed un punto al concorrente numero 280, di Riccardo Iacopone. Questo al traguardo del 9, siamo a meno 8 dal termine, punti pario, lanciato da lontanissimo la palla, questo è il traguardo del 8. Dai Manu! Ha guadagnato due punti il concorrente numero 292, Mullaerdit ne aveva due, assortivo sale a 4, ed un punto l'ha guadagnato il concorrente numero 280, Riccardo Iacopone, ne aveva già uno, sale a 2. Questo dopo aver superato il traguardo degli 8 giri dalla conclusione, 7 al termine sul prossimo. Il prossimo traguardo 7 al termine, attenzione Atleti. Volata per i punti dei meno 7, che verranno raccolti proprio in questo istante da... di punti, concorrente numero 338, Valini Emanuele, i suoi primi due in questa gara, ed un punto lo guadagna il concorrente numero 107, Fabrizio Merra, primo punto per lui. Sei giri dal termine, sei giri dalla conclusione, ancora punti validi, attenzione Atleti. Dai Fabio, è tuo, attento! Guadagnato due punti il concorrente numero 338, Valini Emanuele, ne aveva già due, sarà ancora 4. Un punto lo ha guadagnato il concorrente numero 107, Merra Fabrizio, ne aveva uno, sarà 2. Questo al traguardo del meno 6. Siamo in vista del 5 termine, punto di paio. Si ripete il traguardo degli ultimi due giri, praticamente il terzo giro dove a guadagnare punti e il concorrente 338, la guadagna 2, ne aveva 4, sarà 6, e l'ultimo punto del concorrente numero 107, Leandro Fabrizio, ne aveva 2, sale a quota 3. Questo dopo aver superato il traguardo numero 5, 4 giri a termine, prossimo passaggio, io che sia! Allora io due punti, il concorrente 246, Manuel Ghiotto, aveva due punti assortivo, si porta a 4, e ne ha guadagnato uno il concorrente numero 260, Riccardo Ceola, e il suo primo punto guadagnato nello svolgimento di questa prova. Tre giri al termine, ancora punti validi. Viene ammonito il concorrente numero 280, Riccardo Iacopone, ammonizione, Riccardo Iacopone numero 80, punti validi, attenzione Atleti. Occhio Ale! Guadagna due punti il concorrente numero 260, Riccardo Ceola nel V1, si porta a quota 3 punti conquistati, in un punto lo conquista il concorrente numero 246, Manuel Ghiotto, ne aveva 4, si porta a quota 5 punti conquistati nello svolgimento di questa gara. Sono due giri al termine, due giri alla conclusione, abbiamo questo tandem in testa che sembra funzionare, che importante portone di vantaggio nei confronti dei suoi diretti seguitori. Punti in palio, passaggio dopo passaggio, infatti al traguardo numero 2 ha guadagnato ancora due punti, concorrente 246, Manu Ghiotto ne aveva 5, si porta a 7, ed un punto lo ha conquistato ancora il concorrente numero 260, Riccardo Ceola, ne aveva 3, sale a quota 4 punti conquistati fino a questo momento della gara. Ancora i due fuggitivi, due battistrada in prossimità dell'ultimo traguardo che prevede anche lo stile della campana e la selezione degli ultimi punti volanti.
Filippo, il concorrente 246, il concorrente 246 guadagna ancora due punti, quindi va nel gioco, secondo i nostri conteggi ufficiosi, sale a 9 e un punto lo guadagna il concorrente numero 26. Il concorrente numero 260, chiedo scusa, Riccardo Ceola che si porta a 5 punti conquistati. Siamo dunque all'arrivo con uno scoppio di punti, davvero è puntata, fatta eccezione per Biotto che è salito in vetta alla classifica ed è quello da sopraggiungere tutti gli altri atleti che portano a completamento la loro gara, ma non solo, vanno a stilare in modo preciso e corretto anche l'ordine d'arrivo, quindi la classifica finale che sarà determinata, lo ricordiamo, dal simulatore di conto battistare acquisiti durante lo svolgimento della gara.